Prego. Ma alla fine, grazie, alla fine Presidente. Parlerà dalla, quando finisce, perché vuole parlare prima. Alla fine, Dulcis, prego, senatore Bagnai. Dulcis in fundo. Allora, signor Presidente, io diciamo ho scelto il tema che scelgono gli studenti poco preparati o un po' scarsi, il tema di attualità. E non è purtroppo un segreto che nella mia precedente professione, quella di docente universitario e di intellettuale libero nel dibattito, io avessi una propensione, un'appartenenza politica di sinistra. Purtroppo non è un segreto perché il giovane collega Morelli della Camera Bassa, nella sua, così, nel suo spirito sempre sbarazzino, lo ha detto di fronte ad alcune centinaia di persone, secondo le fonti giornalistiche, in piazza San Giovanni. Io ne ho viste alcune centinaia di migliaia, ma non mi soffermo sugli zeri. E allora cercherò di fare un discorso così, per ravvivare l'atmosfera, che riporti un po', mi riporti ai tempi in cui ero una zecca, per dirlo con il linguaggio tecnico del gruppo cui adesso ho deciso di appartenere. Così spiego anche perché ho fatto questa scelta radicale, visto che ne abbiamo viste altre in questi giorni. E vorrei soffermarmi con voi su un tema che dovrebbe essere un tema interessante nel momento in cui si discute la legge di bilancio, che è la legge fondamentale dello Stato, come è stato notato da tanti, proprio perché decide un po' a chi dare e a chi togliere. È quella in cui lo Stato esplica la propria funzione redistributiva, quella funzione che a noi leghisti brutti e cattivi era stato rimproverato di voler fare dal basso verso l'alto. Noi saremmo stati quelli che con la flat tax toglievano i poveri per dare ai ricchi. Bene, permettetemi di leggervi alcuni spunti dal programma elettorale di un paese dove si sono appena svolte le elezioni. 75 miliardi per edilizia popolare in 5 anni, 5% di aumento immediato degli stipendi del settore pubblico, salario minimo a 10 sterline l'ora, abbassamento dell'età pensionabile per lavori usuranti, patrimoniale sulla seconda casa, perché insomma un po' di aggressività fiscale, se non ci metti una spruzzatina di aggressività fiscale non riesci a presentarti come credibilmente di sinistra. Poi naturalmente più banda larga per tutti, vabbè nell'originale era un'altra cosa, ma la banda larga si porta sempre anch'essa, e senza dubbiamente voto a 16 anni, cioè un programma di sinistra fantastico. Allora, apro e chiudo una riflessione. Io quando da intellettuale di sinistra cercavo di spiegare la lotta di classe, Dio, mi volete ancora nel gruppo se dico queste cose? Beh, grazie. Quando la spiegavo così, diciamo, il mondo funziona in questo modo, i ricchi vogliono diventare più ricchi e i poveri vogliono diventare più poveri. In un uditorio normale qualcuno si accorgeva che in questo discorso c'è qualcosa che non va, qua dentro non se ne è accorto nessuno. Purtroppo anche i poveri vogliono diventare più ricchi e sono di più. Ma allora perché i poveri nel Regno Unito, che sono ahimè la maggioranza, dato che la concentrazione del reddito sta aumentando in modo preoccupante, non hanno votato il programma che veniva offerto loro da Corbyn? Ne ho parlato prima con alcuni colleghi della banda, diciamo, infrarossa del nostro spettro politico, e mi dicevano perché Corbyn è stato un divago, insomma mancava l'uomo forte al comando della sinistra. No, la verità è un'altra, e ce lo dobbiamo dire, perché anche se quest'anno non abbiamo avuto la drammatizzazione del dialogo con Bruxelles, che poi è una città, insomma quindi non, la drammatizzazione del dialogo con l'Unione Europea, la verità è che un programma come questo, come quello di Corbyn, dentro l'Unione Europea, è inattuabile, e gli inglesi ne hanno preso atto, e per questo hanno votato il Partito Conservatore, che era quello che gli proponeva credibilmente di uscire da questa gabbia.
E perché è inattuabile? Ma è inattuabile, lo sappiamo, è stato detto da tanti studiosi, perché il sistema, essendosi privato di alcuni fondamentali presidi di aggiustamento degli shock macroeconomici, per esempio la flessibilità del cambio, è costretto a ricorrere alla svalutazione interna, che è l'abbattimento dei salari. Continuiamo a menarla con questa storia che l'austerità serve a ridurre il debito pubblico, l'austerità serve a far aumentare sufficientemente la disoccupazione perché i lavoratori accettino di essere pagati di meno nei paesi che hanno bisogno di recuperare competitività. Punto e a capo. È l'unico percorso possibile questo? No, naturalmente no. Ci sono altri percorsi, percorsi verso l'alto. Bisognerebbe che le economie egemoni facessero dei programmi espansivi, finanziassero i loro investimenti per il bene dei loro cittadini prima che di tutti gli altri. Ma questo non succede. Si va sempre di più verso la logica dell'ognuno per sé, e nessuno per tutti. Ma allora, questa Unione Europea, che è tanto clemente con i bravi e tanto crudele con i reprobi quali noi orgogliosamente siamo, a che cosa ci serve esattamente? Ci vogliamo porre questa domanda nel giorno in cui viviamo questo momento di approvazione di una legge procedurizzata dal famoso Fiscal Compact con il semestre europeo? Ma uno dei suoi usi lo chiarisce il caso della Nordlandesbank, che forse c'entra poco effettivamente con la discussione odierna, a parte il fatto che, diciamo così, per questa storia del fare due pesi e due misure già sapete che abbiamo un conto di 1 miliardo da pagare per salvare una delle nostre banche, ma non facciamo nomi a mercati aperti. Serve a condizionare le dinamiche economiche dei paesi, serve a istituzionalizzare il metodo dei due pesi e delle due misure, serve a far sì che un paese del nord, la Germania, possa continuare a salvare con soldi pubblici le sue banche, serve a massacrare noi quando cerchiamo di porre rimedio alle situazioni di crisi che si creano nel nostro paese. A questo serve. Allora, la domanda è una sola. Quanto possiamo continuare ad accettare questo sistema, cari colleghi? Un sistema nel quale, come ho già detto, ma ripeto, non si riesce neanche a capire quale sia l'iter di normative, prendiamo quella sul MES, che ci riguardano molto da vicino, che riguardano il futuro dei nostri figli, mentre di converso viene strettamente procedurizzato con date limite, con ultimatum, in modo da creare quella simpatica tensione sui mercati che ci tiene svegli, il processo di elaborazione della legge di bilancio, che invece dovrebbe essere un atto, diciamo, di quantomeno di autonomia, l'atto massimo della potestà legislativa di un paese. Io non lo so, è una domanda che vi pongo. Ci si è accaniti sulle assurdità di questa legge di bilancio, su quelle che ci sono ancora, ma pensiamo a quelle che sono state tolte, per esempio il tentativo di riformare per emendamento il sistema delle autorità indipendenti, insomma roba che sinceramente gridava vendetta al cielo e grazie a Dio i presidenti di commissione e di aula hanno ritenuto di dichiarare inammissibili porcherie di quel tipo. Ma io non voglio accanirmi contro questa maggioranza, in questo momento si avvicina il Natale e vi devo dire che io vi scuso per aver scritto una legge di bilancio così abominevole, ma non vi scuso per il fatto che continuate a rinviare un dibattito, una riflessione sul tema vero, che è l'Unione Europea ci serve o no? Se poi vogliamo decidere che il tema vero è quanti pezzi abbia un'automobile, io mi documenterò e sarò lieto di avere un franco dibattito con il collega che mi ha preceduto. Ma secondo me il tema istituzionale di a cosa ci serva la tonnara nella quale ci siamo lietamente infilati, credo che in un giorno come questo vada evocato per due motivi. Perché c'è chi sta uscendo, e perché noi ci siamo ancora dentro, e perché tutte le aporie che voi state incontrando nel gestire da maggioranza rissosa, divisa, inconcludente, incapace di governare questo paese, alla fine sono riconducibili non a dei vostri limiti personali, perché ho il massimo rispetto per la vostra capacità politica e per la vostra esperienza, ma alle aporie del sistema sulle quali voi continuate a non voler riflettere e continuate anche a voler negare agli altri il diritto di riflettere. E questo purtroppo non vi sarà perdonato, non tanto dal gruppo cui appartengo, ma dagli elettori. Grazie.